eccola qui con noi, Serenella Salomoni. Buongiorno, 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 buongiorno. Eccomi. Allora, gli sbalzi d'umore. Ecco, io per esempio sbalzi d'umore non ne ho, nel senso che o sono incazzato oppure sto bene, ma mi dura tutto il giorno di solito, non è che mi dura 5 minuti e poi mi cambia. Invece voi, certo, voi femminucce invece sì, cioè, lo sappiamo, è sempre stata così. No, ma... hai ragione, perché si passa dalla felicità alla tristezza in un attimo, sì. Quindi tu non te lo aspetti, no? Che... sì. No, dico, non è che a me non è mai, no, ma dico, Serenella, non è che a me non è mai capitato, penso che sia capitato a tutti. Beh, di avere solo che è una questione di frequenza, no? Nel senso, a una donna secondo sì, me capita di più, poi non so, ci spiegherai di più. È vero, perché beh, sono anche molto legati alla questione ormonale, quindi sì. Pensa il famoso discorso, ma ti devono venire le tue cose, oppure hai capito, oppure il momento in cui sei a fronte la menopausa. Quindi questi sbalzi ormonali è chiaro che danno anche, magari a una persona che già un pochino è portata a questo, no? Perché ci sono anche delle persone che sanno reagire a questi pensieri negativi che arrivano, magari reagire bene, ecco. Però ecco, il parto, la menopausa, il ciclo mensuale sono quei momenti in cui indubbiamente per una donna è facile che possa capitare, che possano capitare cose di questo genere, ecco. C'è uno scombussolamento ormonale proprio della serotonina, quindi questa cosa agisce sul nostro umore, sul sonno e sull'appetito. Quindi dobbiamo cercare di vedere, di poterli contrastare. Però ti dirò che gli sbalzi d'umore ci sono anche nell'uomo, perché c'è un abbassamento del testosterone, sì, che li fa diventare nervosi, irritabili, con l'umore instabile, isolare, e che agiscono anche chiaramente sulla coppia. Quindi ci sono in certi specifici momenti, tu pensa solo al pensionamento, no? Come può reagire. Molto spesso un uomo reagisce molto, molto male al pensionamento, perché non ha più, non si sente più in gamba, più occupato dal lavoro, non ha più i suoi ritmi. Le donne sono un pochino più abituate ad essere, a fare tante cose, e quindi magari a trovarsi anche qualcosa da fare anche ad una certa età. Ho capito. Bene. Quindi bisogna cercare di andare alla ricerca di quelle cose che ci possono aiutare in questi momenti. Bene, ecco. Segnato. Grazie Serenella, a domani. Grazie, a voi. Buona giornata. Baci, baci.